Ciao. Io sono tornata con la nostra simpaticissima amica che si chiama Martina. Ciao, ormai avete imparato a conoscerla. E oggi è proprio in tenuta da ballerina. Danza classica. Sì, danza classica. Ok, però ho visto che mi hai preparato una cosa laggiù. Sì. Cosa mi hai preparato? Cosa mi fai vedere? È alcune delle scarpe che ho di danza classica. Oh, perfetto, quindi oggi guarderemo che cosa c'è nel guardaroba scarpe di una ballerina di danza classica. Esattamente. Okay. Allora andiamo, dai, che mi interessa. Ok. Queste sono le scarpe che devono essere nel guardaroba di una ballerina. Esatto, per la danza classica. Allora, spiegami un attimo come funziona. Allora, le prime tipologie di scarpe che si indossano sono quelle della mezza punta, queste qua. Ok. Ne esistono di vari colori, tutte le tonalità di rosa. Comunque è abbastanza chiaro, ma anche color carne, se si utilizza ad esempio in un determinato spettacolo, portare anche la gamba nuda, quindi senza la calza. Perfetto. In base all'abbigliamento che si indossa. Allora, mezze punte mi spiegavi prima che cosa vuol dire in realtà, che tu ti appoggi soltanto sui tre quarti della punta. Quindi praticamente quando balli appoggia solo questa parte qua delle dita. Delle dita, perfetto. Di dietro c'è questa parte qui. Esatto. Quindi questa tipologia di scarpa fornisce sì una base che consente di ballare con stabilità, esatto, ma anche una per scivolare meglio appunto sui tipi di pavimento che si incontrano. Nel vostro mondo, più la scarpa è rovinata e più è il simbolo. È chic. Ecco, infatti è vero. Più è chic. Cosa. Sì, esatto. Bisogna portarle fino a distruggere. Ad esempio questa ha un buco. È tutta rovinata proprio da tutti i pavimenti che ho incontrato. Quindi quella è un trofeo. Esatto. Questa non si butterà neanche mai via, finito di usarle. Quando decidi? Quando è il momento che non si usano più? Quando effettivamente si vedono che sono estremamente troppo distrutte. Che sono... Nel senso che non hanno più l'appoggio dietro, per cui potresti rischiare di scivolare o proprio una questione. No, anche proprio è contenitiva del piede. Ad esempio che possono uscire delle dita dalla scarpa. Esatto. Perfetto, quindi queste sono le mezze punte, vari colori in base al vestito che tu hai. E queste invece sono quelle che dicevamo prima, sono quelle che fanno esatto. Un po' male. Perché sono... Sì, perché hanno una base di appoggio molto rigida, di gesso. Ma quando te le metti ai piedi, ma che male fa? È abbastanza, soprattutto le prime volte quando la scarpetta è nuova, appena comprata. Difatti il dolore si allevia quando la si modella proprio con la propria forma del piede. Okay. Difatti la scarpa prevalentemente smollata fa questa tipologia di movimento, è più morbida. Ah, perché sennò sono rigide tutte. Esatto. Infatti è vero, perché il dietro... Sono rigide tutte quante. Ok. E quanto tempo corre prima che la scarpa diventa duttile? Dipende anche dal piede. Infatti un canone estetico della danza classica è proprio il collo del piede. Vedi ad esempio questa parte qua. Io adesso non ho il collo del piede, però più è arcuata più è bella da vedere esteticamente anche in una ballerina classica. E questo collo del piede vi si evidenzia mano a mano che uno fa ginnastica? Sì, si può lavorare. Pratica nel tempo, comunque ci sono persone che fisicamente non potranno mai raggiungerlo perché sono easy, quindi non verrà. Ridi perché tu sei una di quelle. Esatto. E comunque sì, il collo del piede può essere lavorato in base anche a tanto esercizio, ma soprattutto è anche una cosa naturale che ogni persona o nasce o non nasce così. Quando è che si cambia invece una scarpa di questo tipo qui? Quando non sostiene più il collo del piede e comunque l'unità del piede, che può cedere il piede e andare e di conseguenza fuori dal proprio asse, esatto. Bellissimo, è davvero interessante, è davvero un peccato che il nostro tempo a disposizione sia finito qui, perché ne avrei ancora da chiederti, Martina, sulle tue meravigliose scarpe. Mi fa piacere che ti sia piaciuto, infatti la prossima volta ti faccio vedere un sacco di altre cose e poi ti svelo anche qualche aneddoto. Caspita ragazzi, allora dovete rimanere con noi, quindi ci vediamo, innanzitutto una buona domenica oggi e poi ci vediamo domenica prossima con i gossip. Ciao a tutti! Grazie, ciao!